Ben ritrovati, oggi le nostre telecamere sono all'interno del santuario della Madonna delle Grazie di Vallo della Lucania. Ecco, per questo speciale interamente dedicato ai solenni festeggiamenti stiamo tutti vivendo il decennio della Madonna delle Grazie. Abbiamo iniziato qualche settimana fa con tanti momenti religiosi e pian pianino ci stiamo avvicinando al giorno dei solenni festeggiamenti, il 2 luglio. Al mio fianco c'è Don Aniello Adinolfi, il parroco del santuario della Madonna delle Grazie. Siamo nel cuore, ecco, dei solenni festeggiamenti. Nasce tutto da qui, Don Aniello. Sì, stiamo vivendo la novena, celebrando la novena in preparazione alla festa della Madonna delle Grazie. Sabato abbiamo iniziato la novena portando qui nel santuario la statua di San Pantaleone dalla cattedrale di Sant'Elena, che i fedeli di Laurino hanno portato dal loro paese. E abbiamo iniziato la novena e ogni giorno ci sono celebrazioni, ci sono momenti di preghiera, c'è la possibilità di confessarsi la sera alle 19:30, la messa seguita dalla preghiera tradizionale della novena. Questo in tutti i giorni fino a sabato prossimo. Le due celebrazioni, alle 9:30 la mattina e alle 19:30 la sera. E il 28 avremo una celebrazione per i malati. Durante la messa della sera alle 19:30 sarà amministrato il sacramento dell'unzione degli infermi, ai malati e agli anziani. E poi la sera del 28 alle 21:30 inizierà una veglia di preghiera in preparazione al Sinodo dei Giovani. Il Sinodo dei Giovani indetto dal Papa, voluto dal Papa Francesco, che si celebrerà a Roma nel prossimo mese di ottobre. Tutte le diocesi del mondo si stanno preparando al Sinodo dei Giovani. Voluto questo momento di preghiera per il Sinodo dei Giovani proprio per dare anche alla nostra festa questo segnale di attenzione su questo evento ecclesiale così importante. Quindi il 28 giugno alle 21:30 qui nella nostra chiesa la veglia di preghiera animata da Don Giacomo Pavanello della comunità Nuovi Orizzonti in preparazione al Sinodo dei Giovani. Poi il 30 giugno mattina alle 7:30 la messa in diretta su Radio Maria, questa emittente cattolica che trasmette in Italia e nel mondo. Il 1 luglio è la vigilia della solennità, il nostro vescovo verrà alle 19:30 per la celebrazione dei primi vespri che daranno inizio alla festa, alla solennità della Madonna delle Grazie. Al termine della celebrazione dei primi vespri ci sarà l'accensione della lampada votiva che il comune di Vallo della Lucania ha offerto alla Madonna delle Grazie. Il nostro sindaco, il dottor Aloia, accenderà questa lampada votiva donata dal comune alla Madonna delle Grazie. E poi in piazza l'inaugurazione dell'infiorata Totus Tuus, a cura dell'associazione Infiorata di Vallo della Lucania, collaborazione con gli amici dell'infiorata di Genzano di Roma, infioranta che riprodurrà l'effigie della Madonna, il volto della Madonna e del bambino sarà sui portici. Ancora tanti momenti da condividere, sì. In attesa del 2 luglio. Il 2 luglio, certo. C'è una notizia però da dare per quanto riguarda il 2 luglio. Noi aspettavamo il cardinale Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il Clero, per la celebrazione della messa in piazza il 2 luglio, ma il cardinale, a causa di seri problemi di salute, su richiesta dei medici è stato costretto ad annullare tutti gli impegni che aveva preso per questo periodo. Al suo posto e su sua indicazione verrà il cardinale Salvatore De Giorgi, arcivescovo emerito di Palermo. Quindi avremo comunque un cardinale da Roma che presiederà la solenne concelebrazione eucaristica nella piazza Vittorio Emanuele la mattina del 2 luglio alle 10:30. Il cardinale farà una visita al comune, poi andrà alla casa circondariale, quindi in cattedrale indosserà i paramenti e dalla cattedrale partirà la processione d'inizio della celebrazione eucaristica. Torneremo al 2 luglio tra qualche istante, ecco, anche per, come dire, fare un invito a tutta la comunità cilentana ad unirsi a noi in questo momento importante. Intanto noi siamo
ai piedi della Madonna delle Grazie, alla nostra destra c'è San Pantaleone, il protettore di Vallo, poi la bella statua di Sant'Elena. Ecco, una chiesa vestita a festa per l'occasione. Sì, sì, veramente vestita a festa. Questo addobbo veramente dà solennità alla chiesa. Il centro di tutto è l'immagine della Madonna, questa statua bellissima che, come tutti sappiamo, è del 1521. Sotto la statua, sulla base, c'è l'iscrizione Iusta Petente Graziosa Sum Anno Domini 1521. A chi chiede cose giuste dono grazie, anno del Signore 1521. È stata attribuita la statua a Giovanni Danole, grande scultore del Rinascimento napoletano, ed era inserita questa statua in un tabernacolo ligneo che viene descritto nella visita del vicario Piccinini del 1631. C'erano sei statue: la Madonna, San Pietro, San Paolo, Santa Sofia, San Giovanni Evangelista e la Visitazione, che è appunto il mistero che si celebrava il 2 luglio fino al Concilio Vaticano II. Questo tabernacolo ligneo, che può essere tutto opera di Giovanni Danola, rimane soltanto la statua della Madonna, che come vediamo è un'opera pregevolissima e bellissima. Beh, intanto un'emozione che abbiamo condiviso tutti quando lo scorso 8 giugno, ecco, la Madonna dopo 10 anni ha lasciato la nicchia ed è stata, intronizzata sul piccolo trono dove al momento si trova San Pantaleone. Che dice, rivediamo quel momento, Don Aniello, allora rivediamo insieme, ecco, le immagini dell'8 giugno e poi ritorniamo qui all'interno del santuario con Don Aniello ad Inolfi. Una chiesa gremita di fedeli, la statua della Madonna delle Grazie, realizzata nel 1521, è stata traslata dalla nicchia ed esposta alla venerazione dei fedeli. La celebrazione ha segnato l'inizio del programma religioso del decennio della Madonna delle Grazie, che culminerà il 2 luglio a Vallo della Lucania. Nell'occasione è stata celebrata la messa presieduta da padre Davide Panella, rettore del santuario della Madonna delle Grazie di Benevento, per il gemellaggio tra i due santuari. A seguire l'atteso momento con la statua della Madonna che dopo 10 anni è uscita dalla nicchia. Sul volto dei fedeli, del comitato festeggiamenti, ma soprattutto del parroco Don Aniello ad Inolfi, tutta l'emozione del momento. Sì, siamo pronti in attesa dopo 10 anni a vedere la Madonna scendere tra di noi, siamo contenti, siamo emozionati, è un momento bellissimo per tutta Vallo, l'aspettiamo da tanto tempo, ecco. Anche vedere insomma questi momenti proprio della fase finale, i preparativi. Sì, il comitato. Impalcature, insomma. Sì, 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 è un momento dove il comitato effettivamente si sta attivando per rendere possibile questo evento per noi molto importante. Siamo contenti, siamo in attesa di vedere la chiave, girare, vedere aprire finalmente questa porta e scendere la Madonna tra di noi. 10 anni. Sono 10 anni, esatto. Si può dire oggi iniziano i solenni festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie che dureranno fino al 4 luglio. Siamo pronti, il 23 inizia la novena, siamo qui, che la Madonna ci protegga e ci assista tutti quanti. Allora, il comitato sta lavorando proprio materialmente, lo vediamo, date davvero tutto l'aiuto possibile. Come? Date tutto l'aiuto possibile, avete preparato un bel programma. Sì, certo. Questo per me è il 7° decennio che faccio, quindi sono passati 70 anni, dal 58 ad adesso, però è sempre un'emozione,
in tutte le manifestazioni che ci sono, chiaramente. Soprattutto stasera, questa messa così bella, questa funzione, tocca il cuore. Certo, dovrete essere con noi passo passo, così ad arrivare tutte le notizie, le immagini di questi avvenimenti meravigliosi. E sì, il prossimo appuntamento è il 23 giugno, l'inizio della novena. La mattina noi intronizzeremo la statua della Madonna delle Grazie, vedete, a dopo, qui in chiesa, apprezzato da tutti. Non è completo, manca il trono sull'altare maggiore, e lì collocheremo l'immagine della Madonna. A destra e a sinistra del presbiterio saranno realizzati due troni per le statue di San Pantaleone, di Santa Elena di Laurino, questa nostra santa cilentana che dobbiamo riscoprire, conoscere tutti, perché ci rappresenta. In lei ho scritto che tutte le migliori qualità del nostro popolo sono trasfigurate nella luce della santità cristiana. Quindi San Pantaleone a destra, Santa Elena di Laurina a sinistra. Alle 6 ci sarà la processione con la traslazione delle statue dei santi Pantaleone ed Elena qui nel santuario, mentre a mezzogiorno intronizzeremo l'immagine della Madonna. Poi la sera la messa e inizieremo solenne novenario, ogni sera un sacerdote, un coro, un tema, e quindi è un evento veramente che ha un grande spessore spirituale. Invito tutti a partecipare. Allora, Don Daniele, con queste sue parole noi salutiamo i telespettatori. Un'ultima cosa, voglio ricordare a tutti che da oggi fino al 15 agosto questo santuario è chiesa giubilare, è chiesa in cui si può ottenere il dono dell'indulgenza plenaria, quindi... Beh, questo è il momento dell'8 giugno, poi tante emozioni anche il 23 giugno con l'arrivo nel santuario della statua di San Pantaleone di Sant'Elena. Sì, è consuetudine portare la statua di San Pantaleone a Santa Maria per la festa del decennio. La prima volta venne nel 1888, l'anno in cui fu celebrata la festa del primo centenario dell'incoronazione. Dice il canonico Maese che, uscita la processione della Madonna dalla chiesa, andò in cattedrale, fu prelevata la statua del patrono e fu portata in piazza insieme a quella della Madonna. Quindi da allora la statua di San Pantaleone, ogni volta che c'è la festa della Madonna delle Grazie, viene portata a Santa Maria ed esce in processione davanti alla Madonna delle Grazie. È il patrono della città, il patrono della diocesi, sappiamo, San Pantaleone, uno dei martiri della persecuzione di Diocleziano, medico di corte dell'imperatore, veneratissimo sia in Oriente sia in Occidente, medico che esercitava la sua professione senza compenso e che ha fatto della sua vita un servizio d'amore ai fratelli, martire per non aver voluto rinnegare la sua fede, che testimoniò con l'effusione del suo sangue, resistendo alle torture e pregando per quelli che lo torturavano, perdonando quelli che gli facevano del male. Per questo, dice
il racconto della sua vita, e il Signore gli cambiò il nome, non più Pantaleone, ma Pantaleemo, che significa misericordioso, tutto misericordia, per questo generoso perdono accordato ai suoi torturatori. Santo, il cui culto è arrivato a noi tramite i monaci greci, tramite i monaci della tradizione orientale che avevano nel Cilento tanti monasteri, e qui a Vallo, vicinissima Badia di Santa Maria di Pattano, patrono della città e della diocesi. E quest'anno abbiamo voluto insieme con lui anche Sant'Elena di Laurino, una delle statue che tengono a Laurino, ne hanno diverse. Questo è il mezzo busto di Sant'Elena, che è custodito nella chiesa collegiata a Laurino. C'è anche il corpo della santa, lei nata, vissuta e morta nel territorio cilentano, nata a Laurino, vissuta nella prima metà del VI secolo, lasciò la sua patria per ritirarsi in una grotta dove visse l'esperienza eremitica, e lì nella grotta finì i suoi giorni giovanissima, e il suo corpo poi fu portato a Paestum dal vescovo di allora, la diocesi di Paestum, precedente alle distruzioni dei saraceni, dei barbari. E quindi una santa del primo millennio, delle origini anche della storia della nostra comunità diocesana, del cristianesimo nella nostra diocesi. E l'immagine la raffigura mentre contempla il crocifisso, e al braccio tiene la disciplina, i flagelli, strumento di penitenza per dire appunto la vita austera, la vita essenziale che lei ha fatto nella grotta dove è vissuta da eremita. Ecco, perché Sant'Elena, Don Aniello, perché? Perché è una santa cilentana, perché nel 1988, per il secondo centenario, fu portata qui a Vallo la statua di San Costabile Abate, che è patrono fondatore, patrono di Castellabate, anche lui un santo cilentano, patrono secondario della diocesi. Facendo seguito a quell'iniziativa, ecco, la statua di Sant'Elena, che è l'altra santa cilentana, per far scoprire questa figura di santità a tutti i fedeli del nostro territorio. Allora, rivediamo insieme il momento dell'arrivo delle due statue in questo santuario. Continuano i festeggiamenti a Vallo della Lucania in occasione del tredicesimo decennale della Madonna delle Grazie, che sarà celebrato il prossimo 2 luglio. Una folla di fedeli ha seguito, commosse e orante, la seconda intronizzazione della pregiata effigie della Madonna su un trono maestoso retrostante l'altare maggiore del santuario, composto da stoffe azzurre e un sole dorato che quasi ricorda il capolavoro del Bernini nel gruppo scultorio di Santa Teresa d'Avila, che esprime la grazia divina che attraverso Maria si riversa sull'umanità. Una forte emozione ha suscitato l'arrivo dell'immagine di Sant'Elena di Laurino presso il seminario vescovile di Vallo, da cui in processione è stata traslata nella cattedrale di San Pantaleone e in seguito con la statua del santo patrone è giunta nel santuario della Madonna delle Grazie.
Con l'intronizzazione dei tre santi, dunque, ha inizio il novenario di preparazione alla festa decennale, che da oltre due secoli ha segnato un importante momento di fede e vita civile per la comunità vallese e cilentana. Beh, i festeggiamenti per il decennio sono un'occasione, ecco, anche per conoscere ulteriormente questo splendido santuario. Qual è la sua storia? Sì, noi abbiamo curato la ristampa dell'opera storica del canonico Giovanni Meyes, che 100 anni fa, 1918-19, pubblicò le notizie storiche su questa chiesa, sul culto della Madonna delle Grazie a Vallo. Qui in origine c'era una cappella risalente alla fine del 300, voluta da una confraternita laicale, quindi di fedeli, e una cappella con annesso un ospedale, luogo di accoglienza, e questa congrega che gestiva questo oratorio alla fine del 400 iniziò la costruzione della nuova chiesa e la donò al capitolo dei canonici di San Pietro in Vaticano, mettendola quindi sotto la giurisdizione del Papa. E questa chiesa, che nella prima metà del Cinquecento fu completata, e in questa chiesa originariamente doveva essere venerata questa immagine che è sotto il soffitto attualmente della chiesa di Santa Maria, un'immagine che nella bolla del vescovo Zuccari per l'incoronazione del 1788 si fa risalire al 1507, quindi è più antica della statua che attualmente portiamo in processione. Raffigura la Madonna delle Grazie con il bambino, mostra entrambi i seni e sotto ci sono le anime del purgatorio. È una statua molto bella da studiare anche da restaurare, un impegno che prendiamo per i prossimi. Quanti anni ha? Se questa è più di 500, se la statua che porteremo in processione nel 2021 farà 500 anni, questa è più antica, quindi ha più di 500 anni. La statua, come vi dicevo, che ci impegniamo a restaurare nei prossimi anni. Quindi questa chiesa, costruita da questa confraternita, donata ai canonici di San Pietro in Vaticano, a fianco alla chiesa nel 1569 iniziò la costruzione del convento dei Domenicani, costruzione che finì nel 1573. I Domenicani hanno servito questa chiesa fino agli inizi dell'Ottocento, fino alla soppressione del loro convento a causa della legge Versio, delle leggi napoleoniche. Quindi sono rimasti diversi secoli, loro erano custodi della chiesa quando la statua fu incoronata, i Domenicani di Napoli, proveniente da Napoli, da San Domenico Maggiore. Dopo la cacciata dei Domenicani, la chiesa passò alla diocesi, al vescovo Speranza, che nominò i primi due rettori. Tra il 1840 e il 1860 ci furono i Liguorini, i religiosi di Sant'Alfonso dei Liguori. Infatti la statua di Sant'Alfonso ricorda la loro presenza in questa chiesa, quindi rimasero fino al 1860, poi la chiesa è passata definitivamente alla diocesi, i vescovi hanno nominato i diversi rettori e poi dal 1955 elevata a parrocchia da Monsignor Savarese, ecco il rettore anche parroco, sì. Questa è la storia della chiesa, che è stata sempre, come dice il Maese, una sorta di santuario per tutto il territorio cilentano. Lui racconta diversi interventi prodigiosi della Madonna, c'erano delle calamità, la gente veniva qui a chiedere l'intercessione della Madonna. E vi dico, in questo testo che abbiamo ristampato e che il Comitato distribuisce, omaggio appunto a questo sacerdote colto a 100 anni da questa sua realizzazione e a Don Alfredo Pinto, che era rettore di questa chiesa a 100 anni dal restauro, dal primo restauro del santuario della Madonna delle Grazie. In questo testo, ecco, il Maese racconta gli interventi prodigiosi della Madonna nel 1600, nel 1600 e nel 1700 fino alla carestia del 1764, che poi determinò l'incoronazione della statua.
racconta lui che le autorità proposero di ricorrere all'aiuto della Madonna delle Grazie perché era finito il grano, la gente non aveva di che mangiare, e uscendo dalla chiesa trovarono i muli carichi di pane, poi arrivò il grano con le navi dal Peloponneso, come lui stesso racconta, fu acquistato il grano e la carestia fu, la fame fu scongiurata, arrivò il cibo per la popolazione, proprio per ringraziare la Madonna di questo suo intervento prodigioso. Si decise di chiedere a Roma di incoronare la statua, quindi nel 1788, l'8 giugno 1788, con le due corone d'oro che sono state furono realizzate a Roma e benedette nella Basilica di San Pietro, la statua fu incoronata nella Piazza Grande dall'allora vescovo Angelo Maria Zuccari su mandato del Capitolo Vaticano. Ecco, Don Aniello, ci stiamo tutti preparando al 2 luglio, noi abbiamo però qualche immagine dei festeggiamenti che sono stati, che sono già stati celebrati. Allora, riviviamo insieme, rivediamo insieme qualche momento, ecco, dei festeggiamenti di qualche anno fa, poi torniamo insieme a lei per arrivare ufficialmente al 2 luglio. Thank you.
Donna della fede. Ma è bello, eh? Umile serva del Signore, benedetta dall'Altissimo. Ascoltiamo. Eh beh, sembra un'emozione rivedere i festeggiamenti così com'è, come è un'emozione, ecco, pensare a quello che sarà il 2 luglio. Allora, Don Aniello, a lei il compito di introdurci in questo giorno importantissimo. Sì, 2 luglio ci saranno due celebrazioni eucaristiche, due messe qui nel santuario, la prima alle 6:30 e la seconda alle 8. Poi alle 9:30 la traslazione delle statue della Madonna di San Bandaleone e di Sant'Elena in piazza sul palco predisposto per la celebrazione eucaristica. L'Eucaristia in piazza avrà inizio alle 10:30 e sarà presieduta, come dicevo, non più dal Cardinale Stella, impossibilitato a venire per motivi di salute, ma dal Cardinale Salvatore De Giorgi, Arcivescovo Emerito di Palermo, concelebrata dal nostro Vescovo e da tutti i sacerdoti della diocesi, animata dal nostro coro di Santa Maria delle Grazie, che seguirà i canti che sono stati composti per l'occasione dal maestro Pietro Pisano. Al termine della messa il sindaco consegnerà simbolicamente le chiavi della città alla Madonna delle Grazie, poi le statue saranno riportate qui in chiesa. La processione inizierà alle 20:30, sarà processione trionfale, come avviene ogni 10 anni quando esce la statua della Madonna delle Grazie, colta dall'entusiasmo, dalla devozione, dal fervore dei nostri fedeli, del popolo di Vallo e non solo. E percorrerà le vie della città. Ci saranno le diverse soste sui portici, all'ospedale, Piazza dei Martiri, e i fedeli avranno una candela che ricorda il battesimo ed è un segno di devozione nei riguardi della Madonna, quindi una processione au flambeau come avviene a Lourdes. Poi al termine della processione il vescovo in questa chiesa pregherà l'atto di affidamento della città e della diocesi alla Madonna delle Grazie e il rientro della processione è previsto intorno alla mezzanotte. Quindi sarà una giornata veramente impegnativa, staremo con la Madonna, la onoreremo, pregheremo il Signore per la sua intercessione. Con quale animo dobbiamo prepararci a vivere questa giornata? Cosa deve realmente rappresentare, Don Aniello? Questa giornata deve rappresentare una manifestazione di fede. Dobbiamo esprimere il nostro amore alla Madonna, dobbiamo affidarci a lei, affidare a lei le famiglie, affidare a lei soprattutto i giovani, il loro futuro, chiedere alla Madonna di ottenerci
dal Signore tutte le grazie di cui abbiamo bisogno per vivere da buoni cristiani, per dare testimonianza con coraggio e con impegno della nostra fede. Fare questo per vivere bene il 2 luglio, ecco, la novena, ci prepara a questo appuntamento, a questo evento, con la preghiera, con le adorazioni, con le confessioni, in modo che tutti possano gustare questa gioia spirituale che nasce dall'incontro con Maria, che ci porta a Gesù, suo figlio. Grazie Don Aniello, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie. Ci fermiamo qui. Grazie.